Ciao a tutti, io sono Roxy e in questo video vi farò vedere come mi sono trasformata nella cattivissima Last di Full Metal Alchemist. E iniziamo dal make-up. Iniziamo con il primer, così se dovete andare ad un evento cosplay, il trucco vi resta tutto il giorno. Dopodiché passiamo al fondotinta e ho scelto questo perché mi serve massima coprenza, dato che Last ha la pelle chiara e senza imperfezioni. Lo applico con le dita e poi sfumo con il pennello. Poi con questo eyeliner bianco vado a sfinare le sopracciglia. Lo metto sopra e sotto e poi sfumo con le dita. Dopodiché le vado a ridefinire. Last le ha fine e scure. Ora fisso il tutto con la cipria. E poi vado a mettere un ombretto chiaro opaco sulla palpebra mobile ed uno più scuro, sempre opaco, nella piega. L'obiettivo è solo quello di dare più dimensione, perché Last non ha sul trucco, eccetto per l'eyeliner. E l'eyeliner, appunto, è importantissimo per questa trasformazione, perché ci aiuterà a cambiare la forma del nostro occhio. Last ha gli occhi piccoli e allungati, quindi partiamo con il mettere l'eyeliner dall'angolo interno fino all'angolo esterno. E non importa da dove partite, se partite da metà, dall'angolo interno, l'importante è che delineate tutto l'occhio. Poi andiamo a fare la codina e dato che Last non ha gli occhi all'insù, cerchiamo di andare più o meno dritti quando tracciamo la linea. Ora, per fare l'occhio ancora più allungato, delineiamo anche la rima inferiore, sia esternamente che poi internamente con una matita nera. Se usate una matita che è casual e chiudete gli occhi così, il colore si trasferisce automaticamente anche nella rima interna superiore. Le ciglia finte possono aiutarvi ad allungare l'occhio un pochettino di più, se usate quelle che sono a metà o se le tagliate a metà, come faccio io. Ricordatevi che la parte corta va dentro e quella lunga va fuori. Quindi mettiamo la colla, aspettiamo 30 secondi che non è super liquida e poi posizioniamo le miniciglia verso la fine dell'occhio, super attaccate alla linea delle nostre ciglia naturali. E poi aspettiamo che la colla si asciughi e nel frattempo possiamo fare l'altro occhio. E non vi preoccupate se vedete la colla, perché quando si asciuga è trasparente. Yeah! Ora passiamo alle labbra. Prendiamo una matita nera e tracciamo il contorno labbra. Last ha le labbra sottili, quindi io andrò ad assottigliare le mie leggermente. Poi, con una matita color ciliegia, coloriamo l'interno. E poi ci andiamo sopra con un rossetto viola, che unirà i due colori e creerà un effetto ombré.
Ora, per fare il tatuaggio sul petto, prima di tutto ho usato qualcosa di tondo per fare un cerchio indicativo con una matita rosa, perché non sono Giotto. E poi, con una matita rossa, ho iniziato a disegnare il simbolo al centro. E infine ho realizzato il drago che si mangia la coda. Se vi sbagliate, non vi preoccupate, potete correggere con una spugnetta o del correttore. Ora, Last ha i capelli mossi e scompigliati, quindi io ho solo volumizzato un pochettino con un po' di shampoo secco. E fatto un paio di boccoli dove i miei capelli erano un po' piatti. Tocco finale, lenti a contatto viola. Queste sono quelle di Pinky Paradise e se controllate la descrizione vi metto tutti i link e tutte le informazioni. Per l'outfit ho utilizzato un mantello nero che faceva parte di un costume da vampiro, mi pare, un paio di stivali neri alti, calze nere e questo vestito nero senza spalline. Et voilà! Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete altri video trasformazione, cosplay, eccetera, mettete mi piace e non dimenticatevi di iscrivervi, commentare e condividere il video con tutti i vostri amici. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!